racconta appunto la motivazione per cui lui ritiene che Giacomina sia una strega. A testimoniare fu chiamato per primo Joanin de Pedrot. Voi conoscete Giacoma delle Pradelle? Sì, la conosco, so che è la figlia di Marta, anzi la nipote, ma io non le ho mai parlato. Non avete dunque una opinione su di lei? Signore, no, ma si mormora che sia una spia. Sappiamo che avete qualcosa da raccontarci. Siamo in ascolto. Avanti. Due estati fa ero su in Valeria e stavo coltivando il mio prato. E su in cima vidi passare un lupo. Camminava piano piano, senza timore. Per curiosità, cercando di non farmi scorgere, e andai dietro per vedere dove andava. Passato un piccolo dosso, non lo vidi più. E me ne tornai per un sentiero. Poco distante arrivai a uno spiazzo nel bosco che serviva per fare il carbone. E con sorpresa trovai la Giacoma seduta su un masso di quelli tutti sporchi di nero che servivano al carbonaro. Era un po' girata di spalle e mi pare che stesse ridendo. Il silenzio era totale, l'attenzione era massima. Quel giorno pioveva a dirotto, ma nessuno sentiva il battere della pioggia sulle scatole del tetto, pur assordante. Ci fu un parlottare tra i giudici e gli fecero ripetere il fatto dicendomi di verificare ed eventualmente apportare le necessarie correzioni alla versione. Su, su, andate avanti, non fermatevi, cancelliere, badate ad annotare tutto per bene. Vi ricordate altro? Personalmente no. Ma mia cognata Margherita mi riferì che una domenica era andata a messa con il suo bambino appena vestito di nuovo e la Giacoma le si avvicinò e le chiese di darle quello usato e lei disse no, non te lo do, no. Sarebbe venuto ancora buono in altre occasioni e inoltre le chiese cosa voleva farsene, visto che non era ancora sposata e i bambini non ne aveva. Ah, e tutto si risolse lì, dunque? Signore, no. Dopo due giorni, il bimbo di mia cognata si ammalò. Allora lei ebbe il sospetto e corse a portare il vestitino usato alla Giacoma. E dopo alcuni giorni la incontrò per strada. E la Giacoma le disse, vedi che ora il tuo bambino è guarito? Margherita mi riferì questo fatto, se volete potete andare a sentire direttamente lei. Altri testimoni furono ascoltati e l'opinione era sempre quella. Si mormora. Pare che i dicen. Altri invece esprimevano opinioni non infamanti su Giacomina. A me non ha mai fatto del male. Mi pare una brava ragazza, un po' troppo risoluta forse, ma di buon sentimento. Le dichiarazioni dei testimoni erano tenute molto in considerazione. Gli stessi autori del trattato Malleus Maleficarum affermavano che i pettegolezzi pubblici erano sufficienti per mala fama a condurre una persona dinanzi ai giudici. Ogni gesto,
parola o atto dei quali non si riusciva a dare un'interpretazione, potevano dare avvio a un processo. Inoltre, tutti quegli avvenimenti nefasti e tutte le morti di cui si ignorarono le cause potevano essere attribuiti alle streghe. E dunque al demonio.